Buongiorno, sono Federico Valerio, coordinatore del Comitato Scientifico dell'Ecoistituto di Genova. Sono qui per invitarvi a un incontro che terremo il 23 ottobre alle ore 17 al Salone di Rappresentanza di Tursi, in questa occasione presenteremo il coordinamento del Rinascimento di Genova. È un invito a tutti coloro che hanno capito che il 14 agosto è successo qualcosa di epocale, si è chiusa un'epoca tragicamente con appunto, i morti e il disastro del ponte che è crollato, ma questo era, come dire, l'esempio della fine di un'epoca che è quella dell'epoca che si è basata sul cemento, sul petrolio, sul carbone e dobbiamo ricominciare. Ricominciare appunto a rinascere come città, partendo proprio dal quartiere della Valpolcevera che è stato massacrato da 60 anni di un industrialismo selvaggio che ha lasciato solo macerie. Quindi l'invito a tutti coloro che già stanno lavorando per il Rinascimento e vogliono mettersi in rete, questa è l'idea, quindi una struttura molto leggera che possa permettere a tutti, di informarsi, perché noi pensiamo che il Rinascimento possa nascere se c'è informazione, se c'è conoscenza. E quindi partiremo dal 23 parlando per esempio di un argomento che pochi sanno, cosa non si è fatto in tutti questi anni per facilitare una mobilità sostenibile che era già possibile sia per le merci che per le persone, che era già possibile alcuni anni fa. Non si è fatto e noi vorremmo capire perché.